Oggi andiamo a fare le uova con la scamorza. Da dove si parte? Ho messo una noce di burro in questa casseruola e ora lo faccio fondere. Nel frattempo che il burro si sta fondendo, vado ad affettare questa scamorza. Fate delle fette non troppo alte, circa 3 mm. Quando il burro si è completamente fuso, si va a mettere la scamorza andando a coprire praticamente tutto il fondo della casseruola. Mentre la scamorza comincia piano piano a fondersi, vado a sbattere le uova. Quando la scamorza comincia praticamente ad essere quasi completamente fusa, lo vedete? Si va a versare sopra le uova. E vado a chiudere il tegame in modo tale che si possa cuocere molto più velocemente. Vado a condire con un pochino di sale, senza esagerare perché c'è la scamorza che è bella sapida, e una bella girata di pepe nero. Quando vedete che praticamente tutta la parte del liquida, diciamo, delle uova è completamente assodato o quasi completamente assodato, andiamo a sformare. Prendo un piatto piuttosto grande, questo è anche enormemente grande, lo vado a mettere sopra la casseruola e con una speranza di magia si va a girare. Ecco qua, non è proprio perfetta, ma quasi. Quindi vedete qui sotto c'è tutta la parte della scamorza che si è leggermente brunita, diventata croccante, e sopra, quindi sarebbe il sotto, le uova che sono morbide, assolutamente fantastico. Temperatura letteralmente fusione, eh? Buonissima. Io l'ho sempre fatta al contrario, facendo veramente la fritta da sopra, mettendoci la scamorza poi in aggiunta. Fatta in questo modo diventa croccante, con la frittata morbidissima sopra. Buonissimo. Buon appetito.